Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato ad Azzleferon 4 Millennium Dawn, che è la nostra cringissima serie dedicata a questo punto all'Holy European Empire. Cringe perché, vabbè, ormai non so se posso fare delle metafore, posso utilizzare magari delle metafore un po' più ad alto livello, ma immagino che ci stiamo capendo. Allora, Army Reformer, questo è l'obiettivo che ci stiamo dando, ma adesso che abbiamo la possibilità di scendere, di dichiarare guerra alla Russia con il focus puppet, questo è quello che vogliamo fare in questo episodio. Questo episodio che secondo voi io l'ho preparato? No, assolutamente no. Abbiamo il fronte di Kaliningrad. Abbiamo Lituania, Latvia e Estonia non dovrebbero entrare. Fatemi vedere un attimino chi è che è nel blocco sovietico. Abbiamo Ucraina, Cecenia, Donetsk e Luhansk, Georgia, Kirghizistan e Tagikistan. Ok. Quindi se vogliamo fare un fronte, dobbiamo prendere quello. Beh, due sono Russia e Ucraina e basta. Perché adesso stavo guardando. Abbiamo la Moldova che è neutrale. La Transnistria che. Ah, Russia has military base. No, 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 no. La Transnistria potrebbe essere un problema, però c'è l'Ucraina. Che tra l'altro qui al confine tra Odessa e Bilorod-Dnistrovskij non c'è nessuno, cioè ci sono delle truppe ma non ho messo il limite. Allora, questo sarà un episodio di preparazione, immagino che ve lo sareste aspettati, se non ve lo stavate aspettando, aspettatevelo, perché non abbiamo assolutamente preparato gli eserciti, non abbiamo assolutamente preparato la giusta allocazione delle risorse, diciamo così, dai. E se io tengo gli eserciti in questo modo, il rischio, come potete ben immaginare, è che ci sia dei forti debuff, dei forti problemi. Poi quando dovrò veramente dichiarare. Ok, quindi intanto io direi di scegliere. Posso scegliere tutto il teatro e fare Shift K? No. Potrei sceglierne uno ad uno. E tra l'altro la domanda da milioni di dollari è quanto mi rimane il focus per fare il Russia Puppet? Non lo so. Non lo so. A questo punto io devo pensare di mettere tutti gli uomini in funzione antirussa. Ad esempio, ecco una cosa qui. Cioè, ci sono delle truppe che stanno in Finlandia, ma sono molto poche, quelle di Gutierrez, che dove sta? È qua. 12 uomini, vedete, 12 truppe. Qui è sbagliato, Gutierrez ne tiene fino a 18, non bastano. Però, ad esempio, mandiamo poi i francesi blindati, quelli che ne hanno tanti, magari mandiamo anche un paio di elicotteri. Un paio. Ah no, ok, questo è già lui, scusate. La corazzata. Perché queste sono le zone in cui io vorrei tenere botta, tra virgolette. Anche se, onestamente, una bella linea che va direttamente a San Pietroburgo subito la voglio. Anche questo va pensato. Facciamo così. Cancelliamo l'ordine di questo amico. Lo mettiamo qua. E gli diciamo. E questo è il nostro primo praticamente ordine d'attacco, dai. Abbiamo la rotta per San Pietroburgo con Nikostoskas, che è un attacco decente. Assegniamo anche dei corazzati. E qua ci siamo. Poi, qui ho gente che sta letteralmente cazzeggiando. Che ci sta, perché? Per carità. Non abbiamo avuto molto da fare negli ultimi anni in Europa, ma adesso arriva il lavoro per le truppe. Adesso gli tocca.
Ma io non avevo selezionato più gente, vedete che faccio anche gli errorini. Poi la gente se la prende, no? Mi scrive, tu non hai ancora imparato a usare le flotte. Lo so, sti cazzi. Io questo gioco, ragazzi, c'è una libreria Steam da quando è uscito. Non ricordo neanche più l'anno ormai. Comunque stiamo parlando di, boh, forse 8 anni. Non lo so, non mi... E ci sono alcune meccaniche che proprio mi sono rifiutato di imparare. Ed eccoci qui. No, sapete cosa facciamo? Facciamo che ce ne sbattiamo le palpebre. Come sono diventato? Ce ne sbattiamo le palle di tutto ciò. Iniziamo a creare dei Field Marshal. Non facciamo più addestramento. Andremo ad avere diversi feldmarescialli con diverse funzioni. Adesso questi, vabbè, Fannacci ovviamente il numero uno. Questi voglio prenderli con un attacco alto. Così poi faccio Shift K e smetto. Nuovo Field Marshal. Ci piazziamo un altro attacco alto. E così abbiamo. Quattro. Nuovo Field Marshal. Vediamo se c'è qualcuno con la difesa alta Fonseca. Ok. Eh sì, questa doveva essere difensiva. I carri li lascio alla fine perché questi mi servono un po' da tappabuchi, un po' da così per il meme. Ok. E anche tu la smetti e ti chiudi. Anche tu smetti di addestrare. Quindi adesso abbiamo 5 feldmarescialli. E il resto potremmo usarlo in tutta onestà per. Potremmo usarlo in tutta onestà per difenderci. Anche se. Cioè, questi potrebbero essere difensivi, ad esempio. E il bello sta per arrivare perché ora voglio mettere le truppe. Allora, i carri li tengo in offensiva da soli, questi di Feist. Qui mettiamo un altro, l'ennesimo feldmaresciallo difensivo. Ok. Allora, cancelliamo gli ordini di tutta sta gente. Partiamo dalla difesa, ok? Partiamo dalla difesa e diciamo che se vogliamo difenderci dalla Russia, abbiamo bisogno di avere le difese costiere nel mare del nord e in Romania. Forse anche in Grecia addirittura. Ok, allora. Masha copre il nord della Germania e qui ho due brigate che si spostano qui, ok. Poi abbiamo Nive, Spina, Pim Pum Pam, si mette qui a difendere le coste Bulgaria e Romania, sempre coste e porti per carità, ok. Poi abbiamo questi 18. Per non saperne leggere né scrivere, io li metto anche loro qui sulle coste in Grecia. Ok. Ne servono 32, vedete un po' voi. Beh, a sto punto allora questo lo buttiamo qui in mezzo e tanti auguri. E poi ne abbiamo 18 che al momento sono qui a nord. Questi potrebbero difendere la Finlandia. Ma le coste della Finlandia. E quindi adesso praticamente abbiamo un feldmaresciallo che fa difesa, ok? Poi
Fannacci, fannacci, che cosa ha qui dentro? Perfetto. Molte corazzate. Dico perfetto perché vedo che i generali dentro Fannacci non hanno, hanno abbastanza spazio. Io praticamente riesco a fondere adesso tutte le brigate corazzate e le do a lui. E Fannacci, adesso cancelliamo tutti gli ordini che abbiamo dato. Che vedete qua c'è un ordine del cazzo che ho fatto in un momento di così di birichinaggio. Qui si cercherebbe di andare fino a Mosca tenendo però cioè senza andare in Ucraina. Poi, e questo è Fannacci, Mosca. Poi prendiamo va Walker. Se lo metto qui praticamente mi prende tutta la linea, vero? Addirittura no, qui no, 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 no. Allora, se io a te dicessi di stare qui, tagliare, cioè non tagliare, cercare di creare una linea, insomma, verticale, perché altrimenti abbiamo l'Ucraina che penetra moltissimo nel nostro territorio, perché abbiamo la Bielorussia. Questa potrebbe essere un'idea. Poi abbiamo Kelce che potrebbe. Kelce che truppe ha all'interno? Ne ha tante. Tra l'altro anche qui è allocazione fatta col culo. Adesso no. Perché non ho dato gli ordini giusti. A questo punto preferisco da assegnargli un esercito. Oppure questi li teniamo fuori, chi si è visto si è visto. Allora, tu... No, 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 fai così. Allora, questi li mettiamo lungo tutta la linea. Ucraina. Questi 10 che ho detto, cazzi loro, no, li tiriamo fuori. Li piazzo qui sotto, a Odessa. Perché A potrebbero attaccare, B tengono botta, non si sa mai. Ok. Ah, e tra l'altro lo posso dare a quest'altro feldmaresciallo che ha spazio per 6 persone, non me ne ero accorto. Cancelliamo gli ordini di difesa, altrimenti non funziona. Tourette, anche lui ha attacco. Stesso discorso anche per lui. Il quarto, Nunio Fonseca. Ok, a lui diamo ordini un po' diversi. Nel senso che vorrei avere intanto la Finlandia c'è già. Sì, facciamo così. Questi due li mettiamo in Finlandia. A difendere. Sti carretti per il momento li teniamo in Moldova perché non mi fido troppo. No division, perché? Ok. E questi 18 li teniamo Lituania. Anche perché anche qua non si capisce, non si sa mai. Invece qui abbiamo. No, 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 aspetta un attimo. Ma sti eserciti di chi sono le armi 12, ad esempio? Adesso devo riaprire tutto per capire. Il problema è che io, se qui non tolgo gli ordini, questi non fanno un cazzo. Devo cancellare gli ordini perché ho sbagliato. Ok, voi. Questo era l'attacco. Questo abbiamo detto che stava sul fronte ucraino così. Ok. Ci siamo quasi. Voglio soltanto trovare chi mi sta in Finlandia e chi mi sta a Kaliningrad a questo punto. Perché abbiamo Loser che è un tizio che al momento come ordine ha un ordine difensivo. Togliamo la pausa, infatti si muovono tutti.
Infatti se ne vanno tutti, quindi non c'è più nessuno. Control plus click, right click to select the units. Eccolo qui, laser. Eccolo. Il laser in realtà... No, ci sta, va bene. Ok, il laser a Kaliningrad ci sta. Tiene botta da solo? Chi lo sa? Lo scopriremo. Ma sì, teniamo soltanto questi per il momento. Dopodiché, aerei. Tutti ad allenarsi. No, grazie. Shift K due volte. Nulla, eh. Addestrano lo stesso. Tolgo gli obiettivi prendendoli uno ad uno perché mi pare di capire che se li seleziono tutti non funziona. Ok, abbiamo ancora moltissimi aeroporti in cui possiamo piazzare gli aerei. Beh, ragazzi, questo è l'episodio di preparazione che ci stava, cioè io un po' di cose le avevo già fatte, ma come potete vedere. Flotta. Qui iniziamo ad andare. Il Baltico lo dobbiamo controllare per bene. E l'altra flotta che dobbiamo controllare chiaramente è È la Romania che tra l'altro qui, dal momento che non mi lasciano passare di Istanbul, e devo chiedere il diritto di passaggio ai turchi. Dovrebbe essere naval bases in their territory, no? Vabbè, non mi danno accesso manco al mercato, figuriamoci. Alle navi. Ok. Andiamo a vedere a questo punto gli aerei. Questi sono kamikaze drone. Li buttiamo tutti a Kaliningrad a fare strategic bombing. Questi sono kamikaze drone pure. Logistic strike. Poi kamikaze drone. Multi-role fighter finalmente. Non mi hai capito perché non mi dai, ecco. Su Kaliningrad a fare air superiority e la metà e l'altra metà fa closer support. Così abbiamo 50 e 50. Questi sono anche in questo caso su Kaliningrad. Poi se abbiamo la fortuna, magari fanno logistic strike e CAS. Magari poi se abbiamo la fortuna andiamo direttamente verso Mosca, però cerchiamo di portare fuori Kaliningrad ASAP. Poi qui che cosa abbiamo? Light. Ok, qui iniziamo a metterli sull'air superiority e closer support in Ucraina. Multi-role fighter. Interception. E tutto il resto mi va in Russia. Ok. Ora, non so se ho fatto tutto quello che dovevo. Qui ho anche dei droni da lanciare. Adesso devo togliere la pausa, assistere alla transumanza dell'esercito europeo che si prepara, le formichine che si vanno a piazzare sul confine. E poi che Dio ce la mandi buona perché non ho assolutamente idea se la Russia inizia a nuclearizzarci male. Ah, a tal proposito, missili. Policy nucleare. First enemy first use. Vediamo un po'. Per il momento abbiamo no first use.
Mutual Assured Destruction, Strike Limit None, Alert, Retaliation Strike, Use Condition First Use, no. Mettiamo Mutual Assured Destruction, per favore. E vorrei, se riuscissi a costruire sta roba. Questa è una cosa che vi devo guardare. Devo costruire radio, costruire missili. Voglio il CVN del 65, che bello. No, devo costruire qua, non lo so. Non lo so, ragazzi, non lo so. Ah, e un'altra cosuccia che ovviamente non ho controllato, ma sarà Sandir. Tutti i Field Marshal devono avere la mobilitazione. La motorizzazione. La motorizzazione della logistica. Perché nel 2022 portare le vettovaglie a dorso di mulo, l'artiglieria a dorso di mulo, i carro armati a dorso di mulo. È vero che c'era Fannacci che ne stava trasportando uno a mano, di carro armato. E l'ho visto. Però. Occhio qua. Bene, bene, bene. Vabbè, allora, diamo un'occhiata ancora prima di partire. Qua mi sembra tutto a posto, poi a un certo punto le difese si bloccano perché, sì, vabbè, insomma, se ci sbarcano in Francia sono cazzacci nostri, no? Allora, andiamo a vedere la flotta. Tu mi fai... devo prendere una task force tutti i... Submarine e tutti gli attack submarine, le selezioniamo e facciamo il patrol qui in Golfo di Finlandia. E poi invece tutto il resto fa strike force. Tutti strike force tranne questi due. Credo di aver detto... La Madonna. Tanto c'è roba che si sta riparando, un casino. Ah, ok, questi sono già fuori, perfetto. No, ok, perfetto. Patrol e Strike Force. Andiamo un attimo a sud. Stesso identico discorso. Task, mettiamo tutti i missili e gli attack submarine. Selezioniamo a fare patrol nel Mediterraneo orientale. E i loro amici fanno strike force. Ok? Buono. Ok. Siete tutti arrivati? C'è qualcuno che si sta allenando, tipo stanno facendo le flessioni, jumping jack. No, mi pare che tutto sia a posto. Andiamo a vedere cosa stiamo producendo, andiamo a vedere il fuel. Costruzione stiamo facendo. Ok, perfetto. Le ferrovie sono andate. No. Le ferrovie non sono andate. Sto ancora facendo le centrali eoliche. Sto ancora facendo le eoliche. Devo controllare l'energia prima di partire in guerra. Non ho fatto una guerra, una normale, no, in questa partita. Quindi devo controllare. Allora, sì, le rinnovabili comunque e il nucleare ci dovrebbero supportare. Non dovremmo avere bisogno di troppo petrolio. Eventualmente, se poi vedo che le cose vanno male, anche perché adesso sto facendo trade petrolio con la Russia, sì, questo sicuramente ci dà un problema. Vediamo chi è che esporta più di tutti. Russia, Venezuela, l'Iraq, posso andare a prendere tutto il petrolio iracheno e chiedo a sto punto anche quello venezuelano con 18 fabbriche, fa vedere se arriva. Perché dice zero? Ah no, 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 sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. We are waiting for, ma sta arrivando, ok. Quindi Venezuela ed Iraq, iniziamo a fare lo switch. Direi che si può attaccare, cosa dite? Cosa dite? Spero di non aver dimenticato niente. Io vi ringrazio per essere rimasti con me in questo episodio di preparazione. Prossimo episodio si va e si colpisce. Dai, io provo è tutto, alla prossima.